Buonasera e benvenuti in questo video speciale per Halloween. Buon Halloween, Marzo. Questa sarà anche la copertina del video. Comunque, in questo video speciale andremo a inventare una fiaba a tema Halloween. Questa è la terza edizione dell'ASMR Show, arrivata alla puntata numero 655 a tema Halloween. Nel 2021 su Twitch abbiamo fatto una bellissima live, una delle migliori per quanto mi ricordo, mentre l'anno scorso YouTube abbiamo inventato la fiaba di Culonio. Ma è ora di voltare pagina, è ora di inventare una nuova storia, una nuova fiaba. Una fiaba che ho deciso inventare con due protagonisti. I due protagonisti che più si avvicinano un po' a quelli che sono gli standard di Halloween, quindi la notte delle streghe, la notte delle zucche, la notte delle magie oscure, la notte dei dolcetti o scherzetti. I protagonisti di questa storia saranno due spettatori, ormai diventati protagonisti del canale. Sto parlando di Broccoletto Salato e Signor Franco. C'era una volta una zucca vuota di nome Broccoletto Salato, che aveva fin da bambino un amico strano. Un amico trasparente, girovagava per le strade seguendo il fantasmone signor Franco, perché la sua zucca era vuota, non aveva il cervello e non sapeva cosa fare se non seguire il suo amico di sempre, signor Franco. Una notte, esattamente il 31 ottobre del 2004, il signor Franco cercò di guardarsi allo specchio e non si vide. Broccoletto Salato invece cercò di guardarsi dentro e non trovò nulla. E allora si guardarono l'uno con l'altro e si dissero insieme: forse è arrivato il momento cercare di cambiare qualcosa delle nostre vite. Forse è arrivato il momento di trovare un senso a questa vita, perché effettivamente abbiamo vissuto per tanti anni, ma non abbiamo fatto nulla se non fare i bighelloni per le strade. E allora andarono a cercare qualcosa. Qualcosa di poco definito, qualcosa di non tangibile, di astratto. Andarono a cercare se stessi. Uscirono dalla città dove vivevano ed entrarono in una buia foresta. Strelli cinguettavano e sia il signor Franco che Broccoletto erano impauriti, ma per una volta nella loro vita volevano vincere la paura e andare oltre e cercare qualcosa di nuovo.
questa caverna usciva una luce rossa, rossa come una mela rossa. E da questa caverna uscivano dei suoni melodiosi, principalmente vocali. E si ha broccoletto salato, una zucca vuota, sia il fantasmone signor Franco. Ma che? Cioè, Gelsomin, farmi capire, tu non hai mai speso un euro della tua vita per il canale? Oggi spendi 150 bit per rovinarmi la fiaba. Perdonatemi, ragazzi, perdonatemi. Grazie comunque, Gelsomin, per aver donato un orgasmo spaventoso. Scusate, ragazzi, questa è una fiaba di Halloween, quindi ci sta in realtà. Brava, Gelsomin, per aver donato 150 bit. Dicevamo, una caverna. Una caverna dove uscivano dei forti suoni. Il signor Franco, il fantasmone, e broccoletto salato, la zucca vuota, ne erano fortemente attratti e allora decisero di bussare alla porta. Tucu, tucu, tucu. Nessuno rispose. Tucu, tucu, tucu. Ancora nessuno rispose. Toc, toc. Nemmeno il terzo toc del terzo toc toc che la porta si spalancò e aprì la finestra. Cinema 4D, Cinema 4D stasera. Buonasera, Mario Costa. E beh, questo è il punto. E aprì la porta una bellissima strega. Una strega molto stregosa. Aveva una minigonna nera. Scollata, dove trasbordavano due abbondanti seni, cioè un abbondante seno, due abbondanti mammelle. E questa magliettina nera teneva a stento due grandi e grossi capezzoloni. Al signor Franco, il fantasmone, il mantello dell'invisibilità, il mantello bianco, il lenzuolo bianco, prese una brutta piega. Si alzò qualcosa da questo mantello e la zucca vuota di broccoletto di punto in bianco si indurì e fuoriuscì qualcosa, iniziò a crescere qualcosa fino a fuoriuscire dal foro della zucca. Broccoletto, la zucca vuota e il fantasmone signor Franco erano usciti a cercare se stessi, ma trovarono qualcosa di diverso. Cioè, trovarono la lussuria e il sesso. Quella notte, Broccoletto e il signor Franco fecero un ménage à trois con quella dolce strega della caverna a luci rosse, che gli regalò un'emozione mai provata prima. Quando finì la notte, arrivò il momento più triste, quello del conto. 200 euro, un conto onesto, ma né la zucca vuota broccoletto, né il signor Franco avevano mai lavorato in vita loro, e 200 euro nella loro lunga vita non li avevano mai visti. Ed è da quel momento allora che questo
signor Franco erano usciti per cercare se stessi e andarono incontro alla morte, ad una morte fredda dopo una lunga notte di sesso sfrenato, dove lussuria si trasformò in sangue, o quantomeno in sangue di zucca, crema di zucca. La strega il 1 novembre fece una deliziosa zuppa di zucca e ne andò ghiotta. Era davvero, davvero buona. E questa strega felice e contenta. Benvenire, è finita così la fiaba. Questa era una fiaba dedicata per Halloween. Scusate per i suoni che ogni tanto sono partiti, cercherò di abbassargli il volume quantomeno su YouTube per il video che monterò su YouTube. Per questa fiaba dedicata ad Halloween è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un like.